Queste sono le immagini dell'inaugurazione della stazione Alta Velocità di Reggio Emilia. È l'8 giugno 2013. Non ce la possiamo fare. La stazione è costata 79 milioni di euro, ma nell'orario del 2015, nella fascia centrale della giornata, i treni non si fermano. Devo per forza andare o a Reggio Emilia in centro. Con la frequenza dei treni è troppo scarsa. Nel parcheggio molti mettono l'auto dove c'è posto e non mancano anche i parcheggiatori abusivi. Benvenuti a Vox Reporter. La stazione mediopadana di Reggio Emilia è un gioiello firmato dal famoso architetto Calatrava. Ma nella tabella orari 2015, nella fascia centrale della giornata, i treni non si fermano. La stazione è stata inaugurata nel 2013 con una passerella di politici. E questa è una grande opportunità per lo sviluppo di questa grande area che produce moltissimo PIL. Per una mattina ho girato per la stazione in lungo e in largo e l'impressione che ho avuto è stata quella di trovarmi dentro una grande opera calata in mezzo alla pianura e in alcune ore proprio deserta. Gli autobus girano vuoti. Sono sempre così vuoti questi autobus. Quanto arriviamo quasi? Però qua scende della gente. Non sempre, però chi deve prendere la mediopadana è l'alta velocità. Una stazione moderna e luminosa, costata 79 milioni di euro. Ci sono le scale mobili e gli ascensori, però per due ore, dalle 12.44 fino alle 14.24, i treni non si fermano. Sentite cosa mi dicono le hostess di Italo. Se uno deve prendere un treno da adesso fino alle 2.30, trova qualcosa a questa stazione. Qui da Italo no. Se vuole vedere... Alla biglietteria di Trenitalia invece mi suggeriscono di andare alla vecchia stazione di Reggio Emilia. Ma secondo la barista è un paradosso. Il momento tranquillo. C'è un momento di buco di due ore, tra due ore e mezzo. Il buco di due ore lo spiega un tecnico della stazione. Tutte le stazioni. Questa è una stazione di transito, non è una stazione capotronco come Bologna, come Milano. Questa è stata creata per far fermare le linee e basta. Tipo io ho bisogno di partire adesso. Devo per forza andare o a Reggio Emilia in centro. Quello è chiaro. Si avvicina all'arrivo del treno. Il binario si popola di viaggiatori. La frequenza dei treni qua alla mediopadana? È troppo scarsa. Cioè ci sono la mattina, la sera e uno a pranzo, basta. Il treno Frecciarossa delle 12.44 per Torino-Porta Nuova arriva in stazione. Ma dopo la partenza del treno, per la stazione non gira più nessuno. I taxi e gli autobus sono vuoti. Biglietterie, bar, ingresso e corridoi anche. A rompere il silenzio c'è solo il passaggio dei treni alta velocità, che però non si fermano. Un altro problema della nuova stazione è il parcheggio. Ognuno si arrangia come può, mettendo la macchina dove trova spazio. E non mancano furti, atti vandalici e parcheggiatori abusivi. Nei progetti futuri la stazione dovrebbe servire le province di Cremona, Mantova, Reggio Emilia e Modena. Ma in diversi momenti della giornata la struttura sembra sottoutilizzata. Chi conosce bene la realtà di questo posto sono i tassisti. Molti ancora vanno alla stazione quella di Reggio Emilia, la vecchia. Diciamo i più scadenti vanno là, e quelli che possono appena appena vengono di qua, insomma. È la stazione dei nobili questa qua. C'è gente che la usa questa stazione? Sì, alla sera, al mattino, fino alle 10:30. La stazione è piena, alla metà della mattinata e sotto sera, con gli ultimi treni, cioè per gli arrivi e le partenze praticamente. Per il resto la stazione è semivuota. We'll be right back.